oltre 6.000 euro a sostegno di Telethon. L'assegno è stato consegnato al referente provinciale Claudio Benvenuti da parte delle associazioni che nel mese di dicembre hanno aderito al progetto Fiscalia per Telethon, alla presenza tra gli altri del sindaco Fabio Tosi. Mario Pozzati, referente Telethon per Fiscalia, ci ha spiegato come si è sviluppata l'iniziativa. Il contributo che abbiamo versato sono 6.282 euro ed è un contributo che ne siamo veramente orgogliosi. Deriva proprio da un progetto che ormai da diversi anni vogliamo portare avanti a Fiscalia, infatti tutto l'evento si chiama Fiscalia per Telethon. Fiscalia per Telethon ha coinvolto diverse associazioni. Si tratta di Il Volano, naturalmente di Migliarino, che è un'associazione culturale che fa un po' da capoprogetto e capofila, di cui io faccio parte. Poi abbiamo l'Avis di Massa Fiscalia, l'Auser di Migliaro e Massa Fiscalia, la Proloco Migliaro Massa Fiscalia e Migliarino, il Padel e il Ghiandaio di Massa Fiscalia, Aritmo Migliarino, Casa Riposo, stranissima questa cosa, il Don Tampieri di Migliaro. E quindi grazie all'insieme di tutte queste diciamo così associazioni siamo riusciti a mettere insieme un progetto che andava a trasportarsi su quattro giornate in quelle che abbiamo realizzato a dicembre, praticamente durante l'evento Telethon nazionale che si sviluppava nel fine settimana del 17-18 dicembre. Ecco. È stato bello proprio perché mettendo insieme un po' tutte queste associazioni sono nati anche diversi eventi, ognuno diverso dall'altro, quindi siamo passati dallo sport agli spettacoli, ai pranzi o alle cene. Ho citato prima la Don Tampieri, che è la casa di cura che si trova per anziani, che si trova a Migliaro, che grazie ai nonni che aderivano all'acquisto dei famosi cuori di cioccolato potevamo dare un contributo. E quindi il bello è proprio questo, che abbiamo siamo riusciti diciamo a spaziare su diverse cose e alla fine abbiamo portato a casa questo contributo.